Riprendiamo i nostri lavori questa mattina e siamo ben lieti di ascoltare il professor Claudio Doglio della Pontificia Facoltà dell'Italia Settentrionale. Per me è un carissimo amico, siamo compagni di scuola o di lavoro o di formazione qui all'Istituto Biblico, quindi sono ben lieto di poterlo presentare. All'attivo a diverse pubblicazioni, soprattutto sull'Apocalisse, dal supplemento di Rivista Biblica Italiana del 2005, Il primogenito dei morti, la risurrezione di Cristo e dei cristiani nell'Apocalisse di Giovanni, fino al testo sulla testimonianza del discepolo, introduzione alla letteratura giovannea del 2019. Se posso segnalare un dato estremamente importante, perché molte volte negli studi biblici lo stile, la forma non è molto curata. Devo dire che i contributi di Doglio si caratterizzano per la chiarezza. È sempre vero che per un testo oscuro come l'Apocalisse ci vuole un interprete chiaro come Claudio Doglio. Dunque gli cedo subito la parola, grato per aver accolto la nostra richiesta. Il titolo della sua relazione: L'Apocalisse a Roma, problemi di relazione ma soprattutto problemi di interpretazione. Grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie Don Antonio per l'amichevole presentazione. Dopo uno sguardo ampio sulla realtà generale del Nuovo Testamento in relazione col mondo greco-romano, a me è chiesto un intervento più specifico su un testo particolare, l'Apocalisse di Giovanni, ultimo libro del Nuovo Testamento, nella sua relazione con Roma. Di per sé l'Apocalisse non nomina mai Roma, né fa riferimento esplicito al governo romano. Non ci sono i termini del linguaggio imperiale. Autocrator manca in tutto il Nuovo Testamento, ma neanche Sebastos, Kaiser, nemmeno il nome Rome o Romaioi compare nell'Apocalisse, come invece è presente negli Atti degli Apostoli o anche nei Vangeli e nelle lettere. È dominante il linguaggio della Basileia, che però non appartiene al linguaggio tecnico imperiale, come è stato dimostrato. All'inizio dell'opera l'autore si presenta con tre termini che lo caratterizzano: slipsis, hypomone e basileia. E sono i tre termini intorno a cui ruota la nostra riflessione: la tribolazione, la resistenza e il regno. In base a questa constatazione di mancanza di riferimenti espliciti, dobbiamo riconoscere che però l'Apocalisse di Giovanni è in stretta relazione con l'impero romano per gli ovvi motivi. È scritta nel contesto storico e sociale della provincia romana d'Asia, riflette quindi inevitabilmente la situazione politica e culturale della fine del primo secolo nella zona di Efeso. Dal testo emerge chiaramente che ci sono delle tensioni e delle difficoltà. Ci sono delle contese e si notano dei gravi pericoli. Ma non è affatto chiara la reale situazione della comunità a cui è rivolta l'Apocalisse. Anche se l'opinione corrente, più diffusa, è quella di vedere l'Apocalisse come un libro anti-romano. E la scelta di parlare del rapporto dell'Apocalisse con Roma parte da questa idea comune. Il libro è un violento attacco a Roma.
Allora, la domanda che guida la nostra riflessione potrebbe essere formulata così: come si rapporta l'Apocalisse con l'Impero Romano? Non partiamo dal preconcetto della opposizione, ma domandiamoci: c'è un rapporto col Impero Romano? Dovremmo in partenza avere il quadro dei problemi, perché naturalmente non possiamo considerare tutta l'Apocalisse, ma mettere in evidenza alcuni simboli che sono stati interpretati come allusivi alla struttura imperiale. Accenno semplicemente ai problemi più evidenti e spinosi. Nel capitolo 13 compaiono due bestie, una che sorge dal mare, l'altra che sorge dalla terra, caratterizzate con i tipici simboli delle corna e delle teste, con dei numeri precisi. Un particolare della prima bestia è quello di avere una delle sette teste colpita a morte, che però si riprende e provoca grande meraviglia da parte di tutto il mondo. La seconda bestia, nel finale del capitolo, viene qualificata con un numero che corrisponde a un numero d'uomo ed è il 666. Qualche capitolo dopo, nel 17, troviamo la figura di Babilonia, la prostituta. È importante notare come il testo parli sempre esclusivamente di Babilonia, mentre molte volte, parlandone liberamente, si finisce per pensare Roma. È necessaria l'interpretazione per poter dire che Babilonia rappresenta Roma e l'Impero Romano. Non è automatico comprendere questo. Il testo adopera un linguaggio simbolico che viene dalla tradizione veterotestamentaria, e così in tutto il capitolo abbiamo una notevole serie di elementi simbolici oscuri, cominciando dalla serie dei sette re, che sono sette monti e corrispondono alle sette teste della bestia, con una particolare formulazione che ha dell'enigma: cinque caddero, uno c'è, l'altro non è ancora venuto e qualora venga deve restare poco. Su queste formulazioni enigmatiche si sono impegnati moltissimi studiosi nel identificare le relazioni con concrete situazioni dell'Impero Romano e quindi degli imperatori a cui potrebbe fare allusione il testo. L'ultimo elemento importante in questo ambito simbolico, nel capitolo 18, è il solenne lamento per la caduta di Babilonia. Viene annunciata la caduta di questa città, che è anche una donna, quindi con due caratteristiche simboliche differenti, che cavalca la bestia ed è danneggiata dalla bestia stessa. In questo caso si creano dei problemi interpretativi, perché se la bestia è Roma, la donna che cavalca la bestia è Roma ugualmente, e la bestia aggredisce, distrugge la donna, diventa una situazione davvero incomprensibile. Importante è quell'invito che, proprio nel contesto del lamento sulla caduta di Babilonia, viene formulato da una voce dal cielo: uscite popolo mio fuori da lei. È la citazione di un versetto di Isaia, da cui è ripresa l'immagine di Babilonia, ma deve essere interpretata nel contesto concreto dove è stata scritta l'Apocalisse.
La situazione sociale e religiosa delle comunità a cui si rivolge Giovanni è evidente di più nei primi capitoli, il 2 e il 3, dove troviamo 7 messaggi alle 7 chiese. In questi messaggi sono evidenti le tensioni, ma il linguaggio, essendo simbolico, non è mai esplicito. Tento di riassumere quali sono i problemi che vengono evidenziati. Alcuni sono interni alla comunità stessa. Ci sono degli apostoli che non sono riconosciuti come tali. Ci sono alcuni nella comunità che vengono definiti Nicolaiti e hanno una dottrina che non è apprezzata e stimata. L'ultima città, la Chiesa, o meglio l'angelo della Chiesa di Laodicea, viene rimproverato perché ha un atteggiamento arrogante. Sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. È l'atteggiamento presuntuoso, simbolico, che poi si ritroverà in Babilonia. Esistono anche problemi con il rapporto dei giudei. In due passaggi, nella lettera a Smirne e in quella a Filadelfia, che sono di per sé le due più tranquille, dove emergono meno tensioni, si fa però riferimento a coloro che si dicono giudei, ma non lo sono, e vengono definiti sinagoga di Satana. Una terminologia particolare che ha dato origine anche a questioni di accuse di antigiudaismo o antisemitismo, che deve essere naturalmente letto in quel contesto, proprio perché nasce in un ambiente giudaico che distingue una scelta di giudaismo rispetto ad un'altra. Esistono poi problemi di rapporto con i culti locali, perché è in questa direzione che si devono intendere i riferimenti al mangiare le carni immolate agli idoli e il darsi alla prostituzione. Sono due formule che ritornano simili nella lettera a Pergamo e in quella a Tiatira. Il linguaggio delle carni immolate agli idoli e della prostituzione devono essere letti nel contesto globale come riferimento alla partecipazione a questi culti locali, a cui allude anche un'espressione oscura, le profondità di Satana. Probabilmente, come nella sinagoga di Satana, dovrebbe essere una deformazione. Probabilmente coloro che seguivano questa dottrina la chiamavano profondità di Dio, ma viene riletta come negativa, viene demonizzata. Nel riferimento alla chiesa di Pergamo si trova lo strano titolo Trono di Satana. A Pergamo ci sarebbe questo Trono di Satana, ed è proprio a Pergamo che abitava l'unico esempio di persona che è stata uccisa a causa della situazione contraria che si è venuta a creare. Si parla di Antipa, che fu messo a morte presso di voi qualche anno prima che l'Apocalisse venga scritta. È l'unico caso di persona cristiana uccisa per questi conflitti. Quindi non si fa riferimento ad una situazione di persecuzione di massa, ma è ben individuato il problema e diventa altro elemento da chiarire il riferimento al trono di Satana.
sono state proposte diverse interpretazioni per riconoscere che cosa intendesse dire l'autore. È importante infine notare che si prevede per il futuro la prova della tribolazione. C'è un atteggiamento particolarmente sensibile nell'annunciare che sta per arrivare un tempo difficile. Il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova. Così viene detto alla comunità di Smirne. È importante notare il riferimento al diavolo e a Satana che riempie questi testi. Non si parla di un potere umano avversario, ma si attribuisce questo pericolo della prigione come legato ad un potere diabolico. C'è anche la promessa dell'aiuto nel momento della tentazione che sta per venire sul mondo intero. C'è un pericolo imminente. In base a questi elementi, i simboli fortemente apocalittici delle bestie, delle teste, della prostituta e gli elementi più concreti, storico-culturali delle comunità, ci troviamo di fronte a indicazioni estremamente imprecise che devono essere interpretate. Ecco il senso del sottotitolo. L'Apocalisse esprime forti problemi di relazione al proprio interno comunitario e all'esterno, verso i giudei, verso i greci, verso i romani, ma questi tipi di problemi non sono evidenti. È necessaria una ricostruzione e inevitabilmente ogni autore ricostruisce con un po' di fantasia, mettendoci del proprio, partendo dalla propria impostazione. E possiamo parlare tranquillamente anche di preconcetti. Dunque, la ricerca storica ed esegetica sul rapporto di Apocalisse col mondo greco-romano ha riguardato quattro ambiti. Mi sembra di poter riassumere con questo schema tutte le varie trattazioni che sono state fatte. La prima questione riguarda la datazione dell'opera. La seconda richiama il tema della persecuzione subita dai cristiani, a cui sembra che l'Apocalisse faccia riferimento. La terza questione, molto dibattuta, è quella della identificazione degli imperatori o di altre realtà storiche evocate dai simboli apocalittici. Infine, è la questione del culto imperiale e la ricostruzione del rapporto che la comunità cristiana ha con questa realtà del culto romano. Procediamo per ordine, partendo dal problema della datazione. Due opinioni diverse e contrapposte, difficilmente dimostrabili. Hanno ciascuna degli argomenti, ma nessuno è convincente. Tant'è vero che continuano a contrapporsi le due opinioni, perché non c'è un convincimento. La datazione più antica vede la composizione dell'Apocalisse all'epoca di Nerone o immediatamente dopo, nella fase della crisi
dopo la dinastia Giulio-Claudia con i tre imperatori brevi del 69. Potrebbe essere quello il momento in cui l'impero ha una crisi e in quel contesto, subito dopo l'evento della persecuzione neroniana del 64, sarebbe da collocare l'Apocalisse. L'altra datazione più recente la vede scritta verso la metà degli anni 90, cioè all'epoca di Domiziano, alla fine del suo regno. La tradizione antica unanimemente proponeva l'epoca di Domiziano. Abbiamo le indicazioni da parte di Ireneo e di Eusebio che sostengono decisamente questa datazione. Ireneo ne parla nell'Adversus Hereses a proposito del numero della bestia. Quando, dopo aver presentato alcune opinioni che ha sentito, ritiene che non convenga cercare di risolvere l'enigma. Se avesse voluto che questo nome fosse conosciuto, l'avrebbe detto più esplicitamente. Non è avvenuto tanto tempo fa. L'Apocalisse è stata vista non molto tempo fa, ma quasi al tempo della nostra generazione, alla fine del regno di Domiziano. È la nota più antica che propone una datazione per la stesura dell'Apocalisse. In un altro passo Ireneo dice che Giovanni, il discepolo del Signore, a cui senza dubbio lui attribuisce anche l'Apocalisse, visse fino ai tempi di Traiano, quindi è possibile che abbia composto in quell'epoca. Ugualmente Eusebio, riferendo la situazione problematica sotto Domiziano e il cambiamento decisivo avvenuto con l'avvento al trono di Nerva, dice che secondo una tradizione tramandata dai nostri antenati, anche l'apostolo Giovanni dall'isola della sua relegazione ritornò al domicilio di Efeso. E quindi Eusebio nella sua cronaca data la composizione dell'Apocalisse nel 14° anno di Domiziano, che col nostro calendario dovrebbe coincidere col 94-95. Però io a questo punto distinguerei fra visione e stesura del testo, perché questi antichi identificavano il momento di Patmos, dove sarebbe avvenuta la rivelazione, con il momento letterario della stesura del testo. È altamente improbabile che sull'isola di Patmos sia nato in una condizione disagiata la stesura del libro così articolato e denso di riferimenti che ha bisogno di un lavoro letterario notevole. Da Eusebio dipendono molti altri che ripetono senza aggiungere delle novità. Quindi l'ipotesi antica è quella della data più recente, sotto Domiziano. E molti autori contemporanei continuano a sostenere tale datazione. È solo a partire dall'Ottocento che è stata proposta la datazione neroniana. Si dice per motivi interni all'opera. Però rischia di essere una petizio principi, perché si identificano dei personaggi e a quel punto si deve postulare che sia stata scritta prima, riconoscendovi un riferimento esagerato a Nerone, diventa importante collocarla
in quella fase. Da un punto di vista di storia della redazione, direi che non è sostenibile che la composizione dell'Apocalisse a Efeso sia dell'epoca neroniana, prima della caduta di Gerusalemme, perché implicherebbe una serie di ipotesi alternative. Questo Giovanni probabilmente assolutamente slegato dall'Evangelista che è ancora a Gerusalemme, prima dell'allontanamento dalla Città Santa. Non si sa ancora in quell'epoca di una realtà giovannea nell'ambiente efesino e così via. Si crea una situazione decisamente difficile da sostenere nell'insieme. Quello che mi sembra di poter notare è proprio questo. Molti studiosi si concentrano sul dettaglio e ipotizzano qualcosa basandosi su un tassello, perdendo di vista lo sguardo complessivo. Per cui la datazione di un libro in una certa epoca comporta una rimpostazione di tutto il resto, ma così anche per la spiegazione dei simboli. Il dettaglio può essere spiegato con tante ipotesi, però poi deve ritornare nell'insieme del libro in modo significativo e convincente. Strettamente legata con questa situazione è anche la determinazione del motivo per cui Giovanni è andato a Patmos. Nel libro non c'è nessun riferimento alla condanna, ma l'unico accenno, al versetto 9 del primo capitolo, è «Venni a trovarmi nell'isola chiamata Patmos per la parola di Dio», dia più accusativo, che può indicare un complemento di causa ma anche di fine. È vero che nell'Apocalisse tutte le altre ricorrenze di dia più accusativo esprimono la causa. Però a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù non significa automaticamente condanna. Una osservazione interessante è il riferimento alla citazione di Patmos nella Naturalis Historia di Plinio il Vecchio. Moltissimi testi affermando che Giovanni fu relegato nell'isola di Patmos, abitualmente usata come colonia penale, riportano in nota il riferimento a Plinio. Credo che sia una di quelle citazioni che si fanno copiando un'opera precedente, senza andare a leggere la Naturalis Historia, dove Plinio fa semplicemente un elenco di tutte le isole di quella zona. E quindi Plinio prova che esisteva l'isola di Patmos. A che cosa servisse o perché ci fossero mandate delle persone? Non viene detto in Plinio. E che Giovanni sia stato condannato, secondo la formula relegatio in insulam, non è detto. Difatti, nella tradizione, soprattutto medioevale, che seguiva uno schema rivelatorio cherigmatico, Patmos diventa il luogo del silenzio di meditazione per l'ascolto della parola, diventa una grande metafora del monastero, è il luogo del ritiro spirituale per poter ascoltare la rivelazione. Lo mette in evidenza Vauxhall in questo suo studio sul Patmos e la recezione. Oggi lo schema invece politico persecutorio è dato per scontato. Io vorrei semplicemente sottolineare che non dobbiamo darlo per scontato, perché non è affermato dal testo, ma è frutto di una abituale interpretazione. Il
secondo ambito in cui gli studiosi si sono impegnati nel verificare i rapporti dell'Apocalisse con il mondo greco-romano è quello che riguarda la persecuzione. Il finale della relazione precedente dava l'introduzione proprio a questo tema. E concordo pienamente col professor Scheid nel ritenere che non ci fosse una situazione di persecuzione come la si intende abitualmente a partire dal III secolo. Si è finito per parlare di persecuzione in forza di quella tslipsis di cui si accenna all'inizio dell'Apocalisse e per il riferimento ai tanti problemi che l'autore evoca. La tradizione antica affermava la persecuzione dei cristiani da parte dell'imperatore Domiziano. La fonte è sempre Eusebio, pochi capitoli prima di quello che abbiamo già visto per il ritorno di Giovanni. Descrive il comportamento crudele di Domiziano, che fece giustiziare una folla di nobili e di persone ragguardevoli, condannò ingiustamente un numero grandissimo di uomini illustri, fu il secondo a scatenare contro di noi la persecuzione, e adopera proprio il termine tecnico diogmon. Subito dopo aggiunge: si racconta che. È interessante osservare come Eusebio, che non apprezza l'Apocalisse, non la ritiene scritta da Giovanni l'Evangelista, la inserisce nei libri dubbi e vuole togliere credibilità, tuttavia conserva le opinioni che circolano e attribuisce queste notizie semplicemente ad un racconto. Ha sentito dire che in quella occasione l'apostolo ed evangelista Giovanni, che era allora sempre tra i vivi, cosa strana perché gli altri apostoli erano già quasi morti tutti, a motivo della testimonianza resa al Verbo di Dio, fu condannato alla relegazione nell'isola di Patmos. Ecco l'origine dell'interpretazione. Lo dice Eusebio, quindi è vero. Credo che le altre relazioni abbiano già sottolineato come bisogna imparare ad utilizzare queste fonti antiche con criterio. Non basta che un autore antico riferisca qualcosa perché sia da considerare assolutamente vero, corrispondente alla realtà storica. Lo abbiamo visto per Giuseppe Flavio, ma vale per gli storici romani, vale per Eusebio. Quindi in alcuni casi le informazioni vengono messe in dubbio, in altre vengono prese tranquillamente, sempre in base al comodo dello studioso, che cerca un giustificativo alla propria interpretazione. Eusebio deriva questa visione negativa di Domiziano dagli autori del II secolo, che erano sfavorevoli a Domiziano. Svetonio e Cassiodione, in modo primario, ma anche Tacito, Giovenale, Plinio il Giovane, sono tutti autori dell'epoca successiva, che parlano male del passato per evidenziare il meglio che è arrivato adesso. Autori contemporanei di Domiziano, come Quintiliano, Marziale, Stazio, erano decisamente più favorevoli. Quindi un po' di
piaggeria o adulazione del potere è inevitabile anche in questi autori. Il nuovo imperatore è decisamente migliore rispetto al precedente e se qualche elemento negativo c'era, viene enfatizzato. Ora, questa informazione della persecuzione di Domiziano, che viene accennata non per i cristiani, ma per persone autorevoli dell'ambiente romano, è data come base della notizia ed è diventata una idea dominante che per tanto tempo si è data per scontata come assoluta. Viene enfatizzata in modo notevole dai moderni. Faccio riferimento ad un'opera classica, Ramsay, nel suo libro sulle lettere delle sette chiese, 1905, sostiene tranquillamente situazioni non dimostrate. Quindi parte da principi fondanti che non sono assolutamente fondati. L'esilio dell'autore fu una condanna abituale per il crimine di cristianità sotto Domiziano, quando Giovanni soffrì, riporto letteralmente alla descrizione di Ramsay, frustate, dure catene, scarsi vestiti, insufficiente cibo, letto sulla nuda terra, in un'oscura prigione e il lavoro sotto le staffilate dei soldati sorveglianti. Questa è la fantasia dell'autore, che ricrea un lager, un ambiente di tortura. Non c'è nessuna informazione di questo. Però chi legge un libro storico pieno di citazioni del mondo greco-romano per spiegare l'ambiente dell'Asia Minore parte da questo quadro tremendo. La ricerca più recente ha decisamente ridimensionato questo quadro persecutorio. Quasi 100 anni dopo, Thompson, parlando del rapporto dell'Apocalisse con l'impero, sostiene che non c'era una persecuzione contro i cristiani. Afferma Giovanni non fu esiliato, ma andò a Patmos di sua volontà. Anche lì è difficile da affermarlo, lo si fa proprio in contrapposizione. Mi sembra più corretto dire non sappiamo perché sia andato a Patmos, se è stato costretto ad andarci o c'è andato liberamente. I testi a nostra disposizione non ci permettono di affermare questo, né in un senso né nell'altro. Una frase esemplificante del pensiero di Thompson: i cristiani vivevano tranquillamente in modo non molto differente da quello di tutti gli altri provinciali. Per cui ci troviamo di fronte ad una situazione decisamente diversa da quella della Vulgata di 100 anni fa. Si tratta dunque di chiarire che cosa dobbiamo intendere per persecuzione. Certamente l'Apocalisse non evoca uccisioni di massa, suggerisce piuttosto situazioni di conflitto che lasciano intendere anche maltrattamenti non fisici. Può rientrare in questo concetto di persecuzione la diffamazione, l'inganno, l'ostracismo, confische, tasse aggiuntive, restrizioni, minacce, intimidazioni. L'obiettivo che muove l'autore dell'Apocalisse è quello di incoraggiare alla resistenza di fronte alla previsione di future situazioni peggiori,
quella che adesso è un maltrattamento generico potrebbe diventare anche un maltrattamento fisico. In questo senso è profetico, perché effettivamente nel secondo e poi nel terzo secolo queste persecuzioni violente ci saranno. La crisi, più che reale, è percepita. È l'impostazione di Adela Yarbrough Collins, che vede la situazione di crisi non tanto come una realtà in atto, bensì come una percezione dell'autore. La comunità, illuminata dalla sua guida, si rende conto che la situazione è brutta, si sente vittima. E l'autore, rappresentando la fine di quel mondo oppressivo, ottiene un effetto catartico, usa il linguaggio aristotelico della tragedia, per sottolineare il potere dell'Apocalisse, quello di far vivere la rivincita contro il nemico che ci spaventa. Dunque, credo che sia importante impostare un nuovo modo di considerare la persecuzione sotto Diocleziano. Domiziano, sì. Nel senso che le fonti antiche parlano di difficoltà, ma non dobbiamo retroiettare la situazione del terzo secolo alla fine del primo. È questo che è stato fatto abitualmente. Ed è importante collocare l'Apocalisse in quel contesto dell'impero di Domiziano, proprio per riconoscere uno stile, un modo con cui si è affrontato il problema. Dunque, la propaganda imperiale era dominante, la propaganda che presenta Roma come la potenza dominante. Ci sono delle idee fisse che da Augusto in poi, attraverso i grandi letterati e la propaganda politica, vengono sostenute. L'impero romano è il sovrano dei re della terra. Caput orbis terrarum, dice Livio. L'impero romano è favorito dagli dèi. All'inizio dell'Eneide, Giove stabilisce imperium sine fine dedi. È un oracolo divino. L'impero romano è portatore di pace. Sono tre idee fondamentali che vengono divulgate dalla propaganda imperiale, nei monumenti, nelle monete come propaganda statica, ma anche nelle rappresentazioni, le celebrazioni, i cortei, i trionfi. La propaganda imperiale dei Flavi riprende quella grande ideologia augustea dopo un periodo di crisi. È importante sottolineare questo aspetto, perché come c'era stata una guerra civile che aveva sconvolto il mondo romano e Augusto aveva portato la pace, così dopo la crisi post-neroniana la dinastia dei Flavi porta la pace di nuovo, vince il caos. Diventa un mito fondativo la vittoria sui giudei. È un caso che la rivolta giudaica coincida con la presa del potere di Vespasiano. Però di fatto avviene in contemporanea. Vespasiano lascia l'impresa per assumere il potere e delega al figlio Tito la conclusione dell'impresa. L'inizio dell'impero dei Flavi è segnato da una vittoria epocale e diventa una formula da mito di fondazione.
I Flavi ricostruiscono Roma e la ricostruzione è segnata da tre monumenti fondamentali. Il Tempio della Pace non c'è più, ma fu un'enorme costruzione di Vespasiano dedicato alla pace per contenere il tesoro portato via dal Tempio di Gerusalemme. L'oro di Gerusalemme è entrato nel Tempio della Pace, sopravvissuta una colonna che si trova adesso davanti a Santa Maria Maggiore per reggere la statua mariana, e nella base c'è una lapide che fa raccontare alla colonna in prima persona la sua storia. Ma l'arco di Tito, che sopravvive e contiene i segni del dominio sui giudei, è dell'epoca di Domiziano. L'ha fatto Domiziano in onore di Tito. E l'anfiteatro Flavio, il Colosseo. Quindi tre enormi opere di propaganda legate al centro di Roma per sottolineare la dinastia Flavia con una nota antigiudaica. Giuseppe Flavio, nel libro VII della Guerra Giudaica, dedica molti capitoli alla descrizione del trionfo dell'anno 71 ed è la manifestazione del potere imperiale di Roma. I Flavi coniano le monete con l'iscrizione Iudea Capta. Impongono ai giudei il fiscus iudaicus. Dato che i giudei pagavano al Tempio di Gerusalemme la decima, non essendoci più il Tempio a Gerusalemme, quella tassa venga versata all'Impero Romano. E quindi si inventa questo fisco giudaico. Sotto Domiziano abbiamo la testimonianza di un sentimento antigiudaico in crescita. Svetonio parla appunto del iudaicus fiscus acerbissime actus est. Si accenna la condanna di Flavio Clemente della moglie Domitilla per usi giudaici, per costumi giudaici. Assistiamo alla composizione di scritti antigiudaici da parte di Marziale, di Quintiliano, per far piacere alla gerarchia dominante. Il cambio di impostazione sotto Nerva determina il superamento di questo schema. E quindi dobbiamo pensare alla situazione sotto Domiziano come una particolare visione negativa del mondo giudaico. Si inserisce, ma direi marginalmente, il problema del titolo Deus et Dominus attribuito a Domiziano. Lo sostiene Cassio Dione. Ormai pretendeva di essere considerato anche un dio e si esaltava moltissimo quando veniva chiamato despotes et kaizeos. Marziale più volte si riferisce a Domiziano domini deique nostri. Svetonio racconta di come dettasse una lettera a nome dei suoi procuratori iniziando Dominus Deus Noster hoc fieri iubet. Però non significa che imponesse questo titolo. Il problema è che nella realtà romana del tempo mancava una distinzione comprensibile fra giudei e cristiani. Ormai il popolo giudaico è considerato disperso, i cristiani usano molte pratiche giudaiche, adoperano le stesse scritture. Notiamo come autori romani abbiano una scarsa conoscenza della realtà. Anche Svetonio e Tacito
oltre a Plinio, dimostrano di non conoscere benissimo la situazione. Dunque, abbiamo una realtà che diventa problematica proprio perché il mondo cristiano è assimilato al mondo giudaico in un clima antigiudaico. Inoltre, nel mondo asiatico dove si colloca l'Apocalisse, proprio all'epoca di Domiziano assistiamo alla costruzione di un nuovo tempio. Nel 29 a.C. era stato costruito a Pergamo. 50 anni dopo, dice Tacito, intorno al 20, ne è stato costruito uno a Smirne, legato al nome di Tiberio. Ma è nel 90 che viene costruito a Efeso il Tempio dei Sebastoi, non di Domiziano come abitualmente viene detto. È Domiziano che fa costruire questo tempio agli Augusti, legati appunto alla sua famiglia. È stato già evocato il testo importante di Price, dove si sottolinea questo ruolo del culto insieme al potere, come uno strumento di potere e di controllo. Ed è in quella occasione, nel 90, che Efeso viene definita come Neocoros per la seconda volta, ecco l'opera di Friesen, Twice Neocoros. Lo era già come custode del Tempio della Grande Artemide, nel 90 diventa custode del Tempio dei Sebastoi. Questo è il contesto in cui si colloca adesso l'altra problematica che diventa enorme e il tempo mi è sfuggito. Bene. Il terzo punto delicato è quello della identificazione storica di alcuni simboli apocalittici. In questo contesto, dove non c'è una persecuzione effettiva, ma difficoltà generiche, come interpretare questi elementi simbolici a cui abbiamo fatto allusione? Nella storia dell'ermeneutica dell'Apocalisse possiamo riconoscere sostanzialmente due diversi metodi. Uno consiste nel riconoscere concreti referenti storici ai simboli apocalittici. L'altro vede nei simboli delle immagini teologiche. Sono due impostazioni diverse. Ciascuna ha una grande varietà al proprio interno. I riferimenti storici concreti assumono o una sfumatura relativa alla storia futura oppure alla storia contemporanea. Oggi la metodologia che vede l'Apocalisse come la previsione delle future situazioni della Chiesa è superata. Però l'impostazione che invece è abitualmente seguita di vedere riferimenti alla storia contemporanea si colloca nella stessa ottica. In questa visione, dove si immagina che i simboli delle bestie e della prostituta, tanto per capirci, siano riferimenti a situazioni storiche del primo secolo, si organizza ancora in due ambiti diversi. Una opzione antiromana e una opzione antigiudaica. E ci sono continue situazioni di ripresa. Non c'è una decisione, non c'è una evidenza nell'interpretazione. E si parte da un preconcetto, per cui Babilonia è Roma oppure Babilonia è Gerusalemme. Riconoscere invece in questi simboli apocalittici delle immagini teologiche potrebbe
farle diventare figure mitiche atemporali, astratte, oppure riconoscervi dei simboli antropologici che servono per spiegare dinamiche storiche nell'ottica divina. Io mi pongo in questa ultima metodologia. I riferimenti sono certamente relativi all'ambiente storico-culturale del primo secolo in Asia Minore. I fatti e i personaggi storici, però, sono identificabili solo in via ipotetica. E tali identificazioni risentono di una visione anti-imperiale che parte dal principio che l'Apocalisse sia un libello anti-romano. Invece, partendo dall'ambiente storico-culturale concreto, reale, del primo secolo, si può arrivare a riconoscere delle simbologie teologiche. In questo modo, tali identificazioni danno valore perenne all'insegnamento dell'Apocalisse. Non sono spiegazioni disincarnate o moralistiche, ma sono la valorizzazione del simbolo. Partendo da una vicenda storica, il simbolo astrae e permette di essere applicato ad una infinità di situazioni diverse. Allora, direi che l'Apocalisse può essere pensata non come contro, ma soprattutto a favore e sostegno della visione cristiana del mondo. Potremmo passare in rassegna le varie situazioni che il testo propone. La bestia che sale dal mare può essere identificata con l'impero romano, in quanto tale, tentando poi di dare dei nomi anche alle sette teste o alle dieci corna. Ma in base a che cosa lo si fa? È altamente ipotetico. È chiaro che l'autore che presenta quella bestia come strumento del diavolo per rovinare l'umanità parte dalla sua situazione concreta e davanti alla struttura imperiale. Però mi sembra di poter affermare che non vuole semplicemente criticare l'impero romano, ma partendo da quella realtà propone un simbolo che si applica ad ogni situazione analoga. Per cui la bestia che sale dal mare, dall'ambiente del caos primordiale, è il potere politico corrotto, è lo stato dittatoriale, è la pretesa dell'uomo di dominare e di sfruttare altri uomini. È lo strumento del serpente per asservire l'umanità. Quindi possiamo riconoscere dei riferimenti concreti alla storia dell'impero romano del primo secolo, però senza scadere nella interpretazione dell'Apocalisse come una antologia di enigmi da risolvere, come se ci fosse una soluzione. Manca la soluzione. In genere nelle riviste di enigmistica poi o in fondo o nel numero successivo ci sono le soluzioni, e in questo caso non c'è la soluzione, e quindi chi può dire di avere indovinato? La sapienza, la saggezza che Giovanni raccomanda al suo uditorio è proprio quello di interpretare il testo per arrivare ad una applicazione personale. La bestia che sale dalla terra è la propaganda culturale religiosa a favore dell'impero romano, e allora si tirano dentro tutte le varie realtà della propaganda imperiale o del culto a favore dell'impero. D'altra parte, chi opta per la linea anti-gerosolimitana vede in questa bestia che sorge dalla terra,
dalla terra di Israele, le proposte messianiche violente in alcuni ambiti del giudaismo, o la connivenza del mondo giudaico con l'impero romano. Qualcuno è arrivato a identificarlo direttamente con Giuseppe Flavio, un Giuseppe che diventa Flavio e si è venduto al potere. D'altra parte, mi sembra meglio vedere questa bestia come il potere religioso corrotto. Ogni tiranno ha il suo ministro della cultura. Il faraone ha i suoi maghi, Nabucodonosor ha i suoi indovini, e ogni realtà ha qualcuno che appoggia il potere. E allora potrebbe essere appunto il simbolo del potere religioso corrotto, sintesi degli pseudoprofeti che sostengono i tiranni. Partendo da una concreta realtà del primo secolo in Asia Minore, si crea un simbolo che va al di là. Il mito del cosiddetto Nero Redux o Redivivus, che è stato introdotto come un elemento decisivo, in realtà ha pochissima base. La documentazione antica su questo fatto è minima. Mi domando che ruolo potesse avere nell'immaginario dei primi destinatari dell'Apocalisse questa leggenda che Nerone non fosse morto, ma che fosse nascosto da qualche parte e stesse per tornare. Fra l'altro la presentano in due modi opposti. Da una parte è un redux che torna per riprendere il potere, quasi un liberatore. Dall'altra è uno zombie, è un morto che è tenuto in vita e torna come un demone per castigare. Non mi sembra che risolva niente nella esegesi dell'Apocalisse. Al massimo, se c'è un riferimento a questo mito, potremmo dire che Giovanni ha usato particolari della leggenda con tratti biblici per evocare la parodia del risorto. Una testa colpita a morte che non è morta ma ritorna, ma è destinata ad andare in distruzione. Il numero 666 è un altro enigma dell'Apocalisse, lasciamo perdere, non c'è soluzione possibile. Ma l'ipotesi più ricorrente, che si trova in tutti i commentari, che potrebbe essere la gematria di Neron Cesar, ma scritto in lettere ebraiche, è assolutamente impensabile che un lettore greco dell'Asia Minore trascriva un nome in ebraico e faccia il computo col valore aritmetico delle lettere ebraiche. E quando fosse risultato che dietro il nome della seconda bestia c'è Nerone, cosa vuol dire che la seconda bestia al servizio della prima è Nerone? Gli stessi che sostengono che la testa colpita a morte ma che rivive è Nerone, poi sostengono che il 666 richiama Nerone. E nell'insieme, come si spiega tutto? Ecco il punto delicato. Direi che ci vuole una visione complessiva e non parziale. Il discorso sulla prostituta del capitolo 17 è enorme, ma a parte l'identificazione con la città di Roma o con la città di Gerusalemme, si può vedere l'umanità corrotta. La donna vestita di sole come umanità pensata da Dio all'inizio si corrompe facendo alleanza con la bestia. Perseguitata dal drago, poi cavalca la bestia. È un linguaggio veterotestamentario del popolo di Dio che si è prostituito e viene distrutto dalla bestia. Ma poi la donna ricompare nel finale come sposa, non più come prostituta. Una città e una donna con due sfumature diverse.
Può essere una polemica contro Gerusalemme, o meglio l'aristocrazia sacerdotale, politica, giudaica, che ha fatto alleanza con il potere romano e è stato poi distrutto dall'esercito stesso. Mi sembra molto meglio, proprio perché il testo abbia un valore anche per chi non vive più in Asia Minore nel primo secolo, pensare all'umanità corrotta, che usa il potere per il proprio benessere. Le sette teste di questa bestia sono un altro enigma che ha fatto scorrere fiumi d'inchiostro. Senza soluzione. Da quale imperatore si parte? Da Cesare o da Augusto? Si contano anche i tre brevi o non si contano? Come si fa ad arrivare a Nerone o a Domiziano? E tutti i vari autori che propongono soluzioni di questo genere si trovano di fronte a qualche cosa di insolubile. Vi inviterei ad andare a vedere l'inizio del quinto libro degli oracoli sibillini, dove c'è in linguaggio apocalittico la descrizione degli imperatori, anche con la gematria, ma lì è chiarissimo. È oscuro l'impostazione, però parte dal primo, che è Cesare, con le indicazioni delle iniziali, con valore numerico. E si arriva perfettamente fino ad Adriano. Così, nel quarto libro di Esdra, i capitoli 11 e 12 presentano una bestia, un'aquila con 12 ali, e sono i 12 Cesari, esattamente come li elenca Svetonio. Però quest'aquila ha tre teste e sono gli ultimi tre, i peggiori: Vespasiano, Tito e Domiziano. In questi testi apocalittici, giudaici, coevi all'Apocalisse, c'è il gioco di allusione storica. Lì è chiaro, è identificabile. L'Apocalisse, invece, non è chiara. Ed è evidente che non voleva essere chiara. Stava offrendo qualche cosa di diverso. Giocava sui riferimenti di attualità, ma astraeva. Bene, la quarta dimensione è quella del culto imperiale e del suo legame con la società romana. Dobbiamo superare lo schema di Ramsay o di Emmer, ma anche di David Owen, autore di un ricchissimo commentario, miniera di informazioni. Ma le citazioni sulle prostitute in Giovenale non mi aiutano a capire la simbologia di Babilonia la prostituta. Il fatto che ci fosse il colosso di Rodi, a cui On dedica un excursus descrivendone la composizione, non spiega l'angelo possente. Il colosso di Rodi era caduto nel 224 avanti Cristo per un terremoto ed era in rovine al tempo di Giovanni. La gente dell'Apocalisse se ne ha sentito parlare è proprio per evocazione lontana, ma non l'ha mai visto, non esiste. È un uso della documentazione antica fatta dai moderni, con possibilità di fotografie. Non appartiene all'interpretazione dell'antico. Sottolineo due opere importanti di Kreibel, che ha messo in evidenza il rapporto fra il culto imperiale e il commercio. Ecco, il punto delicato è proprio questo. Il culto imperiale era legato al sistema economico commerciale e il problema che Giovanni evidenzia è questo. Friesen, studiando il culto imperiale, ha sottolineato un passaggio decisivo. Ha usato il plurale, i culti imperiali. Non c'era il culto imperiale come fenomeno centralizzato e obbligatorio. Era un panorama di variegati culti locali e la politica e la religione intrinsecamente congiunte erano legate alla vita quotidiana ed economica.
Quindi l'elemento decisivo dell'Apocalisse di Giovanni consiste nella strategia retorica che gli Empire Studies hanno evidenziato in modo evidente. È un impero ironico quello che presenta Giovanni, ma soprattutto è un'alternativa, alter imperial paradigm, è un paradigma imperiale alternativo, non contro, ma a favore del regno di Cristo, alternativo all'impostazione dominante dell'impero romano. E allora, nella conclusione, riconosciamo quella situazione di Zlipsis, l'invito alla hypomone, al coraggio, mentre altre correnti cristiane nel gruppo giovanneo sono per il lassismo e l'adattamento, per non perdere il benessere sociale. La polemica non è contro l'impero romano, ma contro lo stile di vita molle e decadente del consumismo romano, molto attuale. Non è una questione semplicemente antica, ma si ripropone in ogni situazione. E la Basileia di Cristo si contrappone non all'imperatore, ma al dominio del potere del mondo. E qui ci vuole sapienza per riconoscerlo. Bello.